Vieni qui, dove va? Stai cercando guai, bamboccia! Mamma mia, che seccatura! Ti ringrazio, Rico, mi hai salvata! Avevo paura, sai? Se lei non fosse arrivata là, che cosa mi sarebbe successo, povera me? Hai corso un gran rischio. E quando sono tornata a casa, mia madre ha scoperto subito la ferita. Kyoko, come ti sei fatta quella ferita? Non sarai stata coinvolta in una rissa, spero. No, alcuni teppisti hanno cercato di molestarmi. Dimmi, Kyoko, come ti senti? Ho saputo che hai un ragazzo. Che tipo è? Che tipo è? È un tipo comune. È uno di cui vergognarsi ed è per questo che tu non ce lo vuoi far conoscere? No, non è così. Bene, allora perché non lo inviti da noi? Giusto, sono tuo padre e credo di avere il diritto di conoscere il tuo fidanzato. Ma è proprio necessario. Certo, allora faremo festa. Cosa? Invita anche tutti gli altri tuoi amici. Buona idea, così vedremo che tipi sono quelli che frequenti. Su, diamoci da fare, ormai è cosa fatta, d'accordo? Ecco quello che è successo, così i miei genitori si stanno preparando per la festa. Già, questo è un vero problema. Per prima cosa, loro non gradirebbero la mia accapigliatura. Anche una sola occhiata sarebbe sufficiente a farli svenire. Non risolvi niente con una risata. Beh, forse si potrebbe nasconderla con una parrucca, che ne dici tu, eh? Ehi, non vorrai per caso invitare Mitsuhashi? E perché no? Meglio il diavolo in persona. Ma non posso certo escluderlo. Non devi invitarlo, di certo rovinerebbe la festa, non invitarlo mai. Prima o poi lo scoprirà. Ha un acuto senso di percezione, non si può mantenere un segreto con lui. E che cosa succederà se non lo inviterai? La testa... Non ti preoccupare, sarò pronta per ogni evenienza, ok? Ecco qua, ti va bene? Oh, grazie, grazie tante. Sei veramente gentile. Sarà una sorpresa bellissima per la moglie del mio vecchio. Eh? Ciao! Buongiorno! Oh, ecco un altro nome da aggiungere. Ciao, Ito! Buongiorno! Ecco, scrivi il tuo nome e il tuo numero di telefono qui sopra, eh? Eh? Ha una condizione. E sarebbe? Una festa da Kyoko? Sì? Se ti comporti bene alla festa, scriverò il mio nome lì sopra. Facile come bere un bicchiere d'acqua. Vuoi che io reciti la parte dello studente modello perché i suoi genitori pensino che ha dei buoni amici, eh? Esatto. L'ho detto, ha un acuto senso di percezione. Ito, non penserai che io voglia rovinare i buoni rapporti che ci sono tra il mio migliore amico e la sua fidanzata. Anche se io sono un tipo violento, so quando e dove comportarmi bene. Lascia fare a me, fidati. Oh, Mitsuhashi. Scrivi il tuo nome. Certo. Verrà molta gente alla festa. Se tutti scriveranno il loro nome e l'indirizzo, avrò bisogno di un'altra agenda. Ma che cosa succede? Prima mantieni la promessa, dopo scrivi. Va bene. Mitsuhashi, perché indossi quel vestito? Devi suonare la tromba nella banda. Perché ti sembro buffo, volevo soltanto avere un bell'aspetto. Cerca di comportarti in modo corretto quest'oggi, per il bene di Kyoko e di Ito, sono stata chiara. Ma certo, perché non ti vuoi fidare di me, Rico? No. Mi spiace per il ritardo. Non sono abituato a questo genere di cose e mi ci è voluto del tempo. Tu che ne dici? È Ito quello? Sembra lui. Ito! Sembri un piccolo samurai! Ti sei mai guardato allo specchio? Mitsuhashi, non puoi ridere di me! È una casa grandissima, sarà almeno 400 metri quadrati, dovrebbe costare un bel po'. Mitsuhashi, non dimenticare la tua promessa. Sta tranquillo, su avanti, suona il campanello. Eccomi! Benvenuti!
arrivati, tutti gli altri sono già arrivati. Benvenuti. Beh, grazie per l'invito a questa festa di oggi. Io mi sento veramente molto onorato. Sì, molto onorato. Stupido, siamo in ritardo, spiacenti. Questo è un nostro umile dono. Oh, sono per me? Certo, anche se non ho potuto trovare fiori più belli di lei, signora. Oh, ma che gentile. Io non posso mai evitare di dire la verità. Grazie per essere così gentile verso mia figlia. Avanti, per favore, entrate, vi prego. Oh, grazie, mi scusi. Avanti, sedetevi, io torno subito. Hanno un aspetto delizioso. Va bene, d'accordo, ma... Il padre di Kyoko ci teneva molto a organizzare questa festa per conoscere i suoi amici. E Mai è qui con noi, per quale motivo? E chi è la ragazza vicino a lui? Lei si chiama Misako, è la sua amica per corrispondenza. Già sentita. Ah, già, mi ricordo. Kyoko è stata gentile ad invitarli assieme. Penso che sarà divertente. Niente violenza stasera, comportati bene. Accidenti a lui, quante arie. Imai. Dimmi. Bevi qualcosa? Ah, sì, certo, grazie, che bello. Non ho mai pensato di poter bere con te. Riempilo pure fino all'orlo, sì. Lasciate che questa festa sia in onore di Marco. Bevete giorno e notte, siate allegri e felici dall'alba al tramonto e dal tramonto all'alba. E così trascorrono giorni e notti. Cosa diavolo sta dicendo? È solo felice. Che bello. Come sono felice al mio felice incontro con Misako. Ciao, è da parecchio tempo che non ci vediamo, come stai? Ah, sì? Te ne sei dimenticata? Io sono Mitsuhashi, una volta lavoravo alla sala da tè. La sala da tè? Mitsuhashi? Che magnifica coppa. Mi spiace. Questo è per farmi perdonare. Non sapevo che foste amici di Mitsuhashi. Mitsuhashi ha preparato questo gelato espressamente per voi. Buona fortuna! Sì, ora ricordo. Grazie per quel buonissimo gelato. Senti, se non ti dispiace, potresti scrivere il tuo nome e il tuo numero di telefono sulla mia agenda? Ma certo! Ma come osi, Mitsuhashi? Stai calmo, amico! Non sei l'unico invitato qui. Supponevo che gli ospiti fossero un po' più discreti. Non dire così. Vorremmo presentarci. Ecco, noi siamo... So che Kyoko ha molti amici, ma alcuni sono insopportabili. Smettila, farei meglio a non cercar guai. Guarda che quelli sono dei duri. Non potresti mai essere alla loro altezza. Che vuoi dire? Che io non sono più duro di quello scimmione? Senti, teppista. Ora iniziamo. Ok. Wow, che ragazza affascinante. Kyoko lo è sempre stata fin da piccola. Ha sempre avuto un grande amore per la natura. Ha un cuore gentile. A proposito, anche a me piace molto studiare la natura. Sembra proprio che sia la serata di Mitsuhashi questa. Lascialo fare finché si comporta bene. Sì, hai ragione. Vado alla toilette. Ecco qua. Su, portalo in tavola. Bene. Guarda, Kyoko. Sì. Mitsuhashi è un ragazzo simpatico. Sono felice di averlo nella mia famiglia. Aspetta, tu non capisci? Ma sì, ma sì. Ho intenzione di studiare i nomi di tutte le piante. Che cosa ne dice? Davvero? Mi sembra una bella cosa. Oh, io adoro la natura. Bene, anch'io. Senti, Misako. Sì? Mitsuhashi è stupida, ti importuna sempre. Mi spiace, vorrei impedirlo, mi spiace molto, credi. Ma non è vero, Mitsuhashi è molto simpatico invece. Beh, signore, oh, povera Misako, è caduta nella trappola di Mitsuhashi. Sono felice.
Stando così le cose, Misako sarà la sua vittima. Basta, Misako. Io ti aiuterò, io ti salverò, io ti...